Cari amici, buonasera. Ci ritroviamo per il nostro consueto appuntamento per il seminario permanente di studio dei testi di San Tommaso d'Aquino. Proseguendo come da programma in aderenza alla successione delle questioni che troviamo nella prima parte della Summa Theologiae, della Somma Teologica di San Tommaso, ci soffermeremo questa sera sul tema della falsità. Che cos'è la falsità? Vedremo che San Tommaso studia la falsità in se stessa, la falsità nelle cose, la falsità nei sensi, la falsità nell'intelletto e la falsità in opposizione alla verità. Quindi, ripeto, ci troviamo di fronte ad una questione di argomento schiettamente filosofico. E proprio per questo si tratta di una questione parimenti di grande rilievo teologico. Tutte le scienze, tutto il sapere, anche ovviamente quello teologico, riposano sulla distinzione tra vero e falso. Se viene meno questa distinzione, ogni sapere è semplicemente impossibile, è semplicemente privo di sostanza, di contenuto, di possibilità e di finalità, quanto alla ricerca, quanto all'elaborazione, quanto alla comunicazione. Il tema della falsità si ricollega evidentemente al tema della verità. E non è certamente casuale il fatto che la trattazione della falsità segua quella relativa alla verità. Che cos'è la falsità? Beh, è l'assenza della verità, è la privazione della verità. La falsità dunque si dà rispetto alla verità come esclusione della verità. Ma attenzione, la falsità e la verità si dicono in relazione ad un certo determinato soggetto, cioè ad una certa determinata realtà della quale si apprende e della quale eventualmente si parla, la quale costituisce la misura obiettiva della verità ed il criterio obiettivo per determinare falsità. Quindi la falsità è privazione della verità, come la verità è ciò che corrisponde alla realtà dal punto di vista conoscitivo, la falsità è ciò che invece esclude questa corrispondenza. La falsità dice ciò che non è di ciò che è, o eventualmente, vale la reciproca, la falsità dice ciò che è di ciò che non è. Quindi è chiaro che come il positivo è ciò che ha il primato, ciò che ha la priorità, ciò che è propriamente, dico il positivo dal punto di vista ontologico, si intende, così analogamente la privazione, la negazione non sta sullo stesso piano della affermazione dal punto di vista ontologico e analogamente non si dà alcuna priorità del negativo. Dunque,
non la verità segue la falsità, non la giustizia segue l'ingiustizia, ma piuttosto è esattamente vero il contrario, che avendo presente ciò che è la verità, si può cogliere, si può pensare, si può intendere ciò che esclude, ciò che nega la verità, ciò che costituisce la privazione appunto della verità. Ebbene, la verità si dà nell'intelletto, nelle cose e ancor prima falsità. È chiaro che non vi può essere falsità nell'intelletto di Dio e non vi può essere falsità delle cose naturali così come esse sono intese, conosciute da Dio. Vi può essere facoltà, vi può essere falsità nella conoscenza umana, ma non per quanto riguarda ciò che costituisce il termine proprio intrinseco essenziale, sia della sensibilità, sia cioè dei sensi, sia dell'intelletto. Quindi sia per quanto riguarda i sensibili propri, sia per quanto riguarda la essenza delle cose. Vedremo poi in che termini verità e falsità si oppongono. Non si oppongono, per così dire, in una astratta e vuota correlazione, ma si oppongono in relazione al medesimo soggetto, di cui appunto la verità dice ciò che è e la falsità invece nega ciò che è. Fatte queste premesse, passiamo immediatamente al primo articolo. Nel primo articolo San Tommaso si chiede se la falsità sia nelle cose. Abbiamo orora ricordato che la verità è nelle cose, la verità è nell'intelletto di Dio, la verità è nell'intelletto umano e nell'intelletto angelico. Ebbene, si dà specularmente ciò per quanto riguarda la falsità e non propriamente. Chiarisce i termini della questione precisando innanzitutto che la falsità si trova dove si trova la verità. Ora, essenzialmente, quindi formalmente, nel senso aristotelico del termine, quindi essenzialmente, la verità si trova nell'intelletto. Dunque è chiaro che propriamente, essenzialmente, la verità come la falsità in quanto opposta alla verità, si trova nell'intelletto. Propriamente la verità o la falsità delle cose si dà in rapporto all'intelletto, La verità delle cose è la loro conoscibilità e la loro conoscibilità ha fondamento nella determinazione essenziale delle cose, quindi nell'essere le cose ciò che sono in virtù della loro forma sostanziale e altresì, è chiaro, in virtù anche delle forme accidentali. Una cosa si può dire falsa però in due modi, precisa San Tommaso. Quindi, primo punto, la falsità come la verità
per se stessa essenzialmente si trova nell'intelletto, e quanto alle cose si trova nelle cose in relazione all'intelletto, cioè in relazione all'intelletto che le conosce. L'intelletto in questo caso ovviamente o dell'uomo o di Dio. Vedremo come la questione precisa che ovviamente nell'intelletto di Dio non vi può essere alcuna falsità. Una cosa si può dire falsa, dicevamo, o in sé, quindi potremmo dire, secondo il linguaggio di San Tommaso, simpliciter, oppure accidentalmente, quindi per accidens. Quindi una cosa si può dire falsa, ripeto, in due modi, o per se stessa o accidentalmente. Quando è che una cosa si dice falsa per se stessa? Si dice falsa in rapporto all'intelletto da cui dipende e al quale necessariamente si riferisce. E questo è chiarissimo per quanto riguarda, per esempio, le opere dell'arte, intesa nel suo senso più ampio, gli artefatti. Ecco, l'artefice può dire quest'opera è falsa, nel senso che non è quella che io avrei voluto, oppure è falsa rispetto a ciò che io ho prodotto, rispetto a ciò che io ho realizzato. Quindi è chiaro che gli artefatti, la cosa dipende dall'intelletto che l'ha pensata e pensandola l'ha realizzata, e per se stessa la cosa si dice falsa appunto in rapporto all'intelletto da cui dipende essenzialmente e quindi al quale necessariamente si riferisce proprio perché quell'intelletto è all'origine di quella determinata cosa. E ripeto, per quanto riguarda gli artefatti, le realizzazioni dell'arte, della capacità umana, della capacità, potremmo dire, artistica, produttiva umana, questo è chiarissimo. Una cosa si può dire falsa, precisa ancora San Tommaso, però accidentalmente, si potrebbe anche dire casualmente, non per se stessa, ma accidentalmente, in relazione ad altri intelletti con i quali ha un rapporto occasionale. Quindi una cosa potrebbe dirsi falsa in rapporto non all'intelletto da cui dipende, ma in rapporto ad altri intelletti che la conoscono eventualmente per ciò che non è, perché certe determinate somiglianze, diciamo così, traggono in inganno o possono trarre in inganno chi si accosta ad una determinata cosa. Quindi è chiaro, fin da subito possiamo precisare, nessuna cosa è falsa per se stessa. Una cosa può essere falsa in rapporto ad un intelletto o falsa per se stessa in quanto dipende da quell'intelletto o falsa accidentalmente in quanto quel certo determinato intelletto, conoscendo quella cosa, in certo modo viene tratto in inganno. L'argomentazione prosegue. Le cose esistenti in natura però non dipendono dall'intelletto umano, dipendono dall'intelletto di Dio. Le cose artificiali invece dipendono dall'intelletto dell'uomo, quindi è evidente. Se pensiamo per esempio ai pianeti, è chiaro che non sono un prodotto dell'arte umana. Se pensiamo a un certo determinato oggetto, opera della capacità umana, che sia artigianale o che sia industriale, poco importa, ci riferiamo a qualcosa che dipende da un intelletto umano. Ora, gli artefatti si dicono falsi per se stessi, intrinsecamente, nella misura in cui si discostano dalla forma voluta dall'arte, venendo meno alle regole dell'arte. Quindi qualcosa si dice falso, non so, ecco, un oggetto prezioso falso, è tale in quanto, imitando l'originale, è sostanzialmente diverso da esso quanto appunto alle regole dell'arte,
quanto appunto a ciò che è essenziale. Un bracciale d'oro, per esempio, ha una certa determinata forma, cioè una certa determinata essenza, un braccialetto di plastica ne ha ovviamente un'altra, ne imita l'aspetto, ma la sostanza ovviamente è diversa. Ora, le cose naturali per se stesse, quindi abbiamo distinto tra le cose naturali e le cose artificiali e abbiamo fatto anche un esempio. Le cose naturali, a ben vedere, non possono essere false per se stesse, intrinsecamente, perché quanto in esse deriva da ciò che è disposto dall'intelletto di Dio. Quindi nella realtà, nella natura, nelle cose che non sono il prodotto dell'azione umana, non ci può essere falsità. Queste cose sono ciò che sono derivando dall'intelletto di Dio e dunque propriamente non possono essere false, non possono essere dette false, proprio in relazione a ciò che dicevamo, la verità e la falsità si dice in rapporto ad un intelletto, il rapporto intrinseco delle cose naturali all'intelletto di Dio e in rapporto all'intelletto di Dio che le misura, dunque non vi possono essere cose false, e nulla è falso, cioè è il risultato di una falsa conoscenza per la mente di Dio, che coglie perfettamente e assolutamente ogni cosa per ciò che è. San Tommaso però fa a questo riguardo ancora una precisazione, dice però c'è in qualche modo un'eccezione. L'eccezione che non è una eccezione dal punto di vista sostanziale, ma dal punto di vista dell'agire, con l'eccezione degli enti dotati di libertà, in quanto gli enti dotati di libertà hanno il potere di sottrarsi alle disposizioni della mente di Dio. In ciò consiste il male e la colpa. Quindi si può dire che l'agire degli enti liberi può essere falso. Che cosa vuol dire può essere falso? Può essere ciò che non corrisponde all'ordine che deriva dalla loro natura. Può essere falso nel senso di non corrispondere alla finalità intrinseca. Può essere falso nel senso che quindi non corrisponde alla sapienza di Dio che tutto ha ordinato e che tutto ha creato. Appunto ordinatamente. Quindi rispetto all'intelletto di Dio a rigore non ci sono cose false. L'agire può essere falso in quanto essendo libero, nel caso dell'agire libero, propriamente tale, può essere falso in quanto si discosta dalla sapienza di Dio, dalla legge eterna, dalla legge naturale e quindi dai principi dell'ordine morale. Le cose naturali rispetto all'intelletto umano possono essere false e lo abbiamo visto, ma possono essere false soltanto accidentalmente, cioè le cose sono quelle che sono. Per dire, un quadro falso, cioè un'imitazione che è presentata come l'originale, è certo un falso, ma attenzione, in se stesso è quello che è. Sarà una copia, sarà una imitazione, sarà una certa approssimazione, sarà una certa riproduzione, ma propriamente non è falso in sé, è quello che è. È falso se viene proposto e pensato per ciò che non è, cioè per eventualmente l'originale. Dunque, San Tommaso quindi precisa, le cose naturali rispetto all'intelletto umano possono dirsi false solo accidentalmente e relativamente.
le cose naturali, abbiamo detto, sono quelle che si incontrano nella realtà, che appartengono al creato. Ho fatto prima l'esempio dei pianeti, si potrebbero fare mille altri esempi, gli alberi, gli animali, quello che si vuole. Ebbene, le cose naturali, dicevamo, in rapporto all'intelletto di Dio non sono mai false. In rapporto all'intelletto umano possono essere false, ma solo accidentalmente. Solo accidentalmente. Non hanno infatti un rapporto essenziale con l'intelletto umano. L'intelletto umano non è la loro misura, piuttosto sono le cose, in quanto conosciute, che misurano la conoscenza. La conoscenza è vera se è conforme alla realtà delle cose, e è falsa, viceversa, se non corrisponde alla realtà delle cose. Ora, le cose naturali, dicevamo, in rapporto all'intelletto umano, possono dirsi false accidentalmente in due modi. O a motivo del nostro modo di rappresentarle, o perché l'intelletto può in certo modo causare la falsità. Prima possibilità, a motivo, dicevamo, del nostro modo di rappresentarlo. Infatti si dice falso ciò che nelle cose se ne pensa o se ne dice falsamente. Qualsiasi cosa può essere dichiarata falsa per quello che in essa non c'è. Esempio, l'attore, si potrebbe dire è un falso, non so, Giulio Cesare, Napoleone, quello che si vuole, ma in realtà l'attore è semplicemente un attore. Se io confondo l'attore con il personaggio storico eventualmente a cui si riferisce, la mia sarà una conoscenza falsa, ma per accidenza, appunto. E ancora, qualsiasi cosa può dirsi vera per le proprietà, ovviamente, che le appartengono, quindi l'attore in quanto attore. Ora, quindi, il nostro modo di rappresentarlo può essere falso perché pensa falsamente, cioè perché pensa la cosa per ciò che non è, quindi a motivo del modo di rappresentarli. Oppure l'intelletto può in certo modo causare la falsità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che possono dirsi false le cose che sembrano fatte per produrre una falsa opinione. Ci sono cose che ad esempio, anche nell'universo naturale, sono idonee a mimetizzarsi, per esempio tra le foglie, idonee a mimetizzarsi, per esempio, in un certo tipo di ambiente, hanno dei colori, per esempio insetti, per esempio uccelli o quant'altro, che in qualche modo, in un certo determinato contesto, potrebbe non renderle riconoscibili per ciò che sono. Quindi, dicevamo, le cose naturali in rapporto all'intelletto umano possono dirsi false o per il nostro modo di rappresentarle, perché dunque se l'intelletto se le rappresenta per quello che in esse non c'è, oppure una cosa può essere falsa appunto nel senso che è tale da indurre, potremmo dire, l'inganno, ovviamente da indurre l'inganno quanto al suo apparire, non quanto al suo essere, questo è evidente. Certe cose, precisa qui San Tommaso, infatti somigliano ad altre per certe loro apparenze esterne, e quindi rispetto ad esse sono dette false. Certe cose naturali sono dette false perché somigliano ad altre, ma non sono altre. Quindi si potrebbe dire questo è un falso esemplare di, ma semplicemente per il fatto che somiglia a quella determinata specie, ma non appartiene a quella determinata specie. Ora, com'è che questo può accadere per quanto riguarda l'intelletto umano?
L'intelletto umano non è fatto per ingannarsi, l'intelletto umano è fatto per conoscere le cose così come esse sono. Le cose non sono fatte per ingannare, le cose sono fatte per essere conosciute per ciò che esse sono. E quando dico fatte, voglio dire che questo riguarda il finalismo intrinseco, la natura della cosa. La natura della cosa è ciò per cui la cosa è quella che è, la natura della cosa è ciò per cui quella cosa è conoscibile per ciò che è. Analogamente, l'intelletto è tale in relazione alla finalità conoscitiva, e la finalità conoscitiva si compie proprio assimilando la natura della cosa e quindi conoscendo la cosa per ciò che è. Ma dicevamo, il nostro modo di rappresentare la cosa può essere ingannevole, quindi si intende che in questo senso la cosa è rappresentata, potremmo dire, in maniera corriva, in maniera frettolosa perché appunto viene attribuita alla cosa ciò che non le è proprio. Ma dicevamo ancora, ci sono cose che sono tali da, potremmo dire, nativamente ingannare, ma attenzione, non che siano ingannevoli in sé, per la loro somiglianza, possono trarre in inganno. Questo si dà laddove ci siano cose di questo tipo, nella maggior parte dei casi, e per una certa quale somiglianza. Com'è che è possibile, dicevamo, precisa San Tommaso, è possibile perché le nostre conoscenze hanno inizio dai sensi, i sensi hanno per oggetto le qualità esterne, non l'essenza delle cose, è l'intelletto che conosce l'essenza delle cose, la natura delle cose. I sensi conoscono gli accidenti, conoscono quindi le qualità sensibili, le qualità, e vi possono essere qualità sensibili, ad esempio il colore, ad esempio la quantità, l'estensione, che possono accomunare cose che per la loro natura sono invece molto diverse. Quindi in questo senso, dice San Tommaso, si dice falso anche chi è amante di opinioni o di espressioni false. Quindi si può dire falsa una cosa o per una falsa rappresentazione, come abbiamo detto a proposito dell'attore, che sembra veramente il personaggio che gli interpreta, oppure si può dire falsa una cosa per la sua somiglianza con qualche altra, sicché rischia di essere confusa o viene confusa con qualche altra, confusa nella maggior parte dei casi e confusa appunto per la sua somiglianza. Ma dice San Tommaso ancora, si dice anche falso appunto chi è amante della falsità. Ecco, quindi in questo senso si può dire un uomo falso, ecco, quindi un uomo che anziché amare la verità predilige la menzogna, predilige ciò che esclude la verità, predilige ciò che sembra in quanto opposto a ciò che è. Ci sono tre espressioni che nella risposta alle obiezioni in questo primo articolo meritano particolarmente di essere riferite, in quanto per la loro essenzialità ci consentono di focalizzare i termini della risposta appunto di San Tommaso. Quindi dicevamo propriamente la falsità si può dare nelle cose in termini essenziali o in termini accidentali, in termini essenziali per ciò che riguarda l'intelletto da cui dipende, in termini accidentali per ciò che riguarda
altri intelletti che eventualmente conoscono le cose. Formalmente la verità e la falsità si trovano nell'intelletto, si trovano nelle cose in rapporto all'intelletto. San Tommaso, abbiamo detto, distingue tra le realtà naturali, il cui intelletto misurante è quello di Dio, e le realtà artificiali, il cui intelletto misurante è quello dell'artefice, è quello dell'artista. Dicevo, tre espressioni meritano di essere riferite come particolarmente chiarificatrici nella conclusione di questo articolo, nella risposta, dicevamo, alle obiezioni. Anzitutto, San Tommaso chiarisce che rispetto alla nostra intelligenza una cosa è vera per quello che è ed è falsa per quello che non è. Quindi la cosa è vera in quanto è conosciuto per ciò che è, e è falsa in quanto è conosciuta per ciò che non è. Propriamente abbiamo detto la cosa è falsa in quanto nel caso degli artefatti è difforme dalle regole dell'arte, è difforme dal modello che l'artista appunto ha concepito. Per il fatto che nelle cose c'è un certo non essere, si trova in esse una certa falsità. Ecco, qual è, potremmo dire, la radice della falsità? È il non essere. Nessuna cosa pienamente attua la sua essenza. Nessuna cosa ha una assoluta compiutezza di perfezione. Allora c'è, potremmo dire, un certo residuo di non essere, a partire dalla contingenza di tutte le cose, che è ciò per cui è possibile la falsità. Quindi, per il fatto che nelle cose c'è un certo non essere, si trova in esse una certa falsità. Ecco, si potrebbe dire la radice della falsità è il non essere. E se si pone attenzione alla falsità delle cose, ecco, potremmo dire la falsità delle cose in un senso ontologico è il loro aspetto di non essere rispetto alla loro natura. Quindi di quell'albero si potrebbe dire che non è un albero perfetto di quella determinata specie, e quindi si potrebbe dire in certo modo che non è veramente un albero di quel tipo, non è veramente, cioè non lo è compiutamente. Ecco, in questo senso si può dire falsa una cosa per il suo residuo di non essere. Quindi in questo senso la problematica ontologica della falsità trova la sua espressione e il suo sviluppo proprio precisamente nella ontologia della cosa. Quindi è il non essere che è l'elemento della falsità ontologica. Le cose di per sé, scrive San Tommaso, non ingannano. Nessuna cosa inganna per la sua essenza. Inganna accidentalmente. Quindi a rigore, ogni cosa è quella che è. L'esempio più semplice, no? Un gioiello falso è semplicemente qualcosa che somiglia ed è fatta per somigliare a ciò che vuole imitare in maniera più o meno ben riuscita. Dunque, propriamente ogni cosa è quella che è. Dunque, l'inganno della cosa, la falsità della cosa è qualcosa di accidentale ed è qualcosa che ha la sua radice nel non essere della cosa e ha il suo corrispettivo nell'intelletto, in quanto appunto l'intelletto attribuisce un essere dove c'è un non essere, o
eventualmente viceversa. Dunque, ci può essere la verità, ci può essere la falsità nelle cose, beh, abbiamo detto, ci può essere accidentalmente o essenzialmente, essenzialmente in rapporto all'intelletto che le misura, in rapporto all'intelletto da cui dipendono. Per quanto riguarda le cose naturali, propriamente in esse non c'è falsità se non accidentale rispetto all'intelletto. Perché la cosa viene appunto intesa per ciò che causa la falsità, cioè viene conosciuta per una somiglianza esterna che non corrisponde alla natura della cosa. Articolo secondo. Se la falsità sia nei sensi. Quindi, primo, vi è falsità nelle cose? Abbiamo visto la risposta di San Tommaso. Secondo articolo, vi è la falsità nei sensi, nella nostra sensibilità, nei nostri sensi, sensi esterni e sensi interni? Ecco, vediamo la risposta che dà San Tommaso. San Tommaso precisa, la falsità può essere nei sensi nello stesso modo in cui vi si trova la verità. Quindi è chiaro che il termine di riferimento è l'analisi della verità e del rapporto alla verità dei sensi. Ora, dov'è la fondamentale differenza tra la conoscenza sensibile e la conoscenza intellettiva? Beh, la conoscenza sensibile coglie, abbiamo detto, gli elementi sensibili, quindi elementi accidentali. La conoscenza dell'intelletto coglie invece il che cos'è della cosa, la natura della cosa. Ma ancora, la conoscenza sensibile è senza consapevolezza, se non una consapevolezza puramente sensibile, mentre la conoscenza intellettiva si dà con la consapevolezza della conoscenza medesima e della conoscenza in quanto essa appunto coglie l'essenza della cosa, il che cos'è della cosa. Quindi i sensi non hanno consapevolezza della verità, la verità vi inerisce in quanto i sensi hanno un'esatta percezione degli oggetti sensibili. Quindi la verità è nei sensi in quanto i sensi colgono le cose per ciò che sono, per ciò che sono. Viceversa, la falsità si trova nei sensi quando i sensi percepiscono o giudicano le cose diversamente da quello che sono. Quindi vi può essere verità o falsità secondo che la conoscenza dei sensi sia conforme alla cosa, attenzione, conforme a ciò che i sensi della cosa possono conoscere, e viceversa vi è falsità se invece attraverso i sensi si afferma della cosa ciò che non è, o viceversa si nega ciò che è. Ora, i sensi conoscono le cose in quanto in essi si trovano le immagini delle cose, le immagini delle cose che nel linguaggio tomistico si chiamano specie, le specie sensibili, le immagini o anche fantasmi, le immagini delle cose. I sensi conoscono le cose in quanto accolgono in sé medesimi le immagini delle cose, meglio accolgono ciò che corrisponde alle cose quanto alla sensibilità da cui propriamente il senso comune la unifica. Dunque gli elementi forniti dai diversi sensi e la fantasia produce l'immagine, il fantasma, l'immagine propriamente della cosa. Ora, come le immagini, in un senso amplissimo immagine, delle cose si trovano nei sensi? In tre modi, dice San Tommaso.
le immagini delle cose si trovano nei sensi o direttamente e in forza di se stesse, e queste sono derivate dai sensibili propri. I sensibili propri, ad esempio, il colore per la vista, il suono per l'udito e così via. Quindi, per quanto riguarda i sensibili propri, le immagini appunto si trovano direttamente e in forza di se stesse. Ma le immagini delle cose possono anche trovarsi in forza di se stesse, ma non direttamente, e questo riguarda i sensibili comuni, cioè elementi che sono oggetto di più sensi. Ancora, le immagini delle cose possono trovarsi nei sensi né direttamente né in forza di se stesse, ma impropriamente, come immagine di un certo oggetto, ma di un certo oggetto che di per sé va conosciuto dall'intelletto e che si presenta in un modo tale da essere altrimenti conosciuto dai sensi. Si tratta dei sensibili cosiddetti impropri, dei sensibili impropri. Ora, San Tommaso precisa, circa i sensibili propri, quindi abbiamo detto ad esempio il colore per la vista, il suono per l'udito, circa i sensibili propri, il senso non cade in errore se non accidentalmente e raramente a motivo della cattiva disposizione degli organi. Quindi, per quanto riguarda i sensibili propri, il senso non si inganna, se non raramente, se non accidentalmente a motivo di una cattiva disposizione degli organi, ad esempio un'insufficienza della vista, un'insufficienza dell'udito o quant'altro di analogo. Ma ancora, per quanto riguarda i sensibili comuni e i sensibili impropri, i sensi possono errare e quindi possono avere in se medesimi la falsità, perché i sensibili comuni ed i sensibili impropri non cadono per se stessi e direttamente sotto i sensi, ma cadono sotto i sensi solo accidentalmente e indirettamente, in quanto hanno altri attinenza con altre cose. Quindi ci può essere la falsità nei sensi, San Tommaso dice attenzione, ci può essere la falsità nei sensi come ci può essere la verità. La verità nei sensi si dà allorché l'immagine della cosa che il senso apprende corrisponde alla cosa. Il senso è fatto per conoscere la cosa, meglio, gli accidenti sensibili della cosa. L'immagine della cosa può essere, abbiamo detto, nel senso in tre modi: al modo dei sensibili comuni, al modo dei sensibili propri e al modo dei sensibili impropri. Per quanto riguarda i sensibili propri, cioè ad esempio il colore per la vista, non vi può essere falsità nel senso, se non accidentalmente per una cattiva disposizione dell'organo, esempio per un'insufficienza della vista. Mentre vi può essere in alcuni casi, non in maniera diciamo così ordinaria, ma in alcuni casi vi può essere l'errore, quindi la falsità, nel senso per quanto riguarda o i sensibili comuni o ancora di più i sensibili impropri. Dunque, si può essere in sostanza ingannati dai sensi riguardo alle cose, ma non riguardo al sentire. Cioè il senso ci presenta ciò che sente. Se noi ci limitiamo a registrare ciò che il senso sente, ciò che il senso ci presenta, la vista, l'udito, quello che sia, ebbene, non c'è inganno. Il senso trasferisce all'intelletto, per così dire, ciò che ha colto. La falsità è propriamente nel rapporto del senso, meglio,
di ciò che il senso ha percepito alla cosa, perché la percezione può essere non conforme all'oggetto relativo alla cosa, al termine relativo alla cosa, cioè alla qualità sensibile relativa alla cosa. Dunque, quando si confonde l'immagine della cosa assente prodotta dalla fantasia con la cosa stessa, ne risulta la falsità. È chiaro, eh? Quando si confonde l'immagine della cosa assente con la cosa, l'immagine della cosa prodotta dalla cosa, prodotta dalla fantasia con la cosa, ovviamente vi è la falsità. Si confonde, cioè, l'immagine, la rappresentazione con la realtà, di cui quella determinata immagine è, potremmo dire, semplicemente una certa quale riproduzione. Articolo terzo. Se la falsità sia nell'intelletto. Qui il discorso è un po' più complesso, è un po' più complesso. In termini estremamente sintetici, San Tommaso richiama, come ho già anticipato, il concetto secondo il quale il termine proprio dell'intelletto è la conoscenza della natura della cosa, dell'essenza della cosa. L'intelletto ha il suo termine conoscitivo nel che cos'è della cosa. In quanto si riferisce al che cos'è della cosa, compie la sua funzione propria, la sua finalità propria. E quindi in questo senso non vi è errore, come per il sensibile proprio riguardo ai sensi. Non vi è errore se non accidentalmente, come per i sensibili propri per quanto riguarda i sensi. Il problema si pone invece precisamente per quanto riguarda il giudizio, laddove l'intelletto associa, ovvero combina, concetti distinti relativamente a quella determinata cosa. Ora, l'associare certi concetti in relazione alla cosa presenta la possibilità che questa connessione di concetti non corrisponda a ciò che è la cosa, a ciò che si dà nella cosa, appunto, per se stessa. Vediamo l'argomentazione di San Tommaso. Anzitutto, San Tommaso ricorda che la facoltà conoscitiva per se stessa ha l'atto del conoscere mediante l'immagine della cosa conoscibile. Dunque, la conoscenza è possibile in quanto vi è un objectum quo. L'objectum quod è la cosa, è l'objectum quo, è ciò attraverso cui la cosa è presente nel conoscente. E dunque presente nel conoscente attraverso quell'immagine, quella specie che attualizza la facoltà conoscitiva, cioè grazie alla quale appunto la facoltà conoscitiva non è una pura potenza, una pura possibilità, ma passa dalla potenza all'atto, come si può dire, giusto per fare un esempio, della pellicola fotografica che a certe condizioni, aprendosi l'obiettivo, viene impressionata da una certa immagine, essendovi una certa determinata luce che consente appunto all'immagine di imprimersi sulla pellicola. Dunque, la facoltà conoscitiva ha l'atto del conoscere mediante l'immagine della cosa conosciuta. La cosa conosciuta è presente nel conoscente grazie all'immagine di se stessa, e questa immagine, abbiamo detto, attualizza la facoltà conoscitiva, cioè la fa passare appunto dalla potenza all'atto, da una pura possibilità, come la pellicola su cui non è impressa alcuna immagine, passa a
ad avere l'attualità di una certa immagine grazie precisamente al fatto che quell'immagine vi si imprime, diciamo. La facoltà conoscitiva non può venire meno nella conoscenza relativamente all'oggetto dalla cui immagine è informata, mentre lo può relativamente ai dati accidentali che l'accompagnano o vi si aggiungono. Quindi la facoltà conoscitiva non viene meno dalla sua finalità, non deflette dal ciò per cui essa è tale in relazione propriamente all'immagine da cui è informata. Dunque, attenzione, è informata da una certa immagine, quindi la sua conoscenza è attuata in relazione a quella determinata immagine e quella determinata immagine è assimilata, potremmo dire, tra virgolette, attraverso una certa fusione di nature, è assimilata attraverso la capacità recettiva dei sensi e dell'intelletto, per cui essa, abbiamo detto, fa passare dalla potenza all'atto questa potenza conoscitiva, questa possibilità attiva di conoscere. E San Tommaso, anche a questo riguardo, fa un'osservazione profondissima comparando l'attuazione delle facoltà conoscitive a ciò che attua la materia e quindi la potenza per quanto riguarda le cose. Come questo accade per la conoscenza, come per le cose che sono tali in virtù della propria essenza. Quindi è l'essenza e la forma che attualizza la materia e quindi la cosa è ciò che è in virtù della sua forma, così analogamente la conoscenza è ciò che è quanto all'atto, perché se attuata dall'immagine della cosa. E quindi in questo senso la conoscenza compie se stessa, attua se medesima, ripeto, per quanto riguarda la immagine della cosa. Ora, i sensi, precisa San Tommaso, sono informati direttamente dall'immagine dei sensibili propri. L'intelletto è attuato direttamente dall'immagine dell'essenza delle cose. Quindi abbiamo già precisato e ripetiamo, qui il termine immagine si intende in un senso molto ampio. L'immagine è ciò che deriva conoscitivamente, intenzionalmente, dal rapporto tra la facoltà conoscitiva e la cosa. Dunque, i sensi propriamente vengono attualizzati direttamente dai sensibili propri, quindi abbiamo detto ad esempio il colore, il suono e così via. L'intelletto è posto in atto dalla essenza della cosa, dal che cos'è della cosa. E quindi precisa San Tommaso, come i sensi non ingannano per se stessi, e quindi come in essi non c'è falsità per se stessi quando si riferiscono ai sensibili propri, così, salvo che non ci sia, potremmo dire, una cattiva disposizione dell'organo, lo dicevamo, per quanto riguarda la vista, l'udito, eccetera, così analogamente l'intelletto non inganna e quindi nell'intelletto non c'è falsità per quanto riguarda la conoscenza della cosa. Il termine dell'atto conoscitivo ed il ciò per cui l'atto conoscitivo è ciò che è precisamente la essenza della cosa, la conoscenza della cosa. Quindi in relazione alle essenze semplici l'intelletto non può essere falso, precisa San Tommaso, o è vero o non conosce niente. In relazione alle essenze semplici, al che cos'è della cosa per se stessa, non alle essenze che derivano da una composizione che quindi richiede un giudizio, ma alle essenze semplici,
al che cos'è della cosa in termini essenziali. In relazione a che cos'è della cosa non ci può essere falsità nell'intelletto. L'intelletto conosce la realtà, l'essenza, la natura della cosa. In relazione all'essenza della cosa, l'intelletto o è vero o non conosce. O è vero o non conosce. Conoscere è conoscere la verità. Altrimenti, se il tale confonde il suo amico con l'albero del giardino, evidentemente non conosce. Cioè non sta conoscendo, non sta conoscendo né l'amico né l'albero. Ora, quindi l'intelletto non può errare, come il senso non può errare, rispetto a ciò che lo attua per se stesso. L'essenza semplice della cosa, l'essenza considerata per se stessa della cosa. Però l'intelletto può errare, sì, può errare nell'unire o nel separare tra loro i concetti, quindi può errare nel giudizio, non può errare nel conoscere l'essenza semplice della cosa, però può errare nel giudizio, cioè nell'associare più concetti. Può errare quando attribuisce a qualcosa che conosce qualche cosa ad essa estranea o addirittura opposta. Quindi può errare quando attribuisce ad una cosa che conosce una proprietà che non appartiene a quella determinata cosa. Quindi la falsità può trovarsi nell'intelletto, sia perché la conoscenza dell'intelletto è falsa, sia perché conosce la falsità come conosce la verità. E qui c'è un'altra distinzione molto profonda da fare. San Tommaso dice, ci può essere una falsità nell'intelletto. Sì, abbiamo detto per quanto riguarda il giudizio essenzialmente. Ecco, perché l'intelletto attribuisce ad una cosa che conosce una proprietà che gli è estranea, che le è estranea o che le è opposta. Quindi ci può essere in questo senso la falsità nella cosa, non per quanto riguarda l'essenza semplice della cosa. Però nell'intelletto ci potrebbe essere la falsità, in quanto la falsità è conosciuta come falsità. Sì, ma attenzione, in questo senso ci può essere la falsità in quanto, come ci può essere la verità, cioè conoscendo che è falso che 2 più 2 fa 5, che è falso che il tale oggetto sia uguale al tal altro. Dunque, ci può essere la falsità in questo senso, cioè la conoscenza dell'errore come con errore, o ci può essere eventualmente la falsità, nel senso che l'intelletto si inganna, ma nel giudicare, quindi nell'associare dei concetti. Dunque, la falsità quindi può trovarsi nell'intelletto, propriamente nel giudizio, lo abbiamo già visto, o accidentalmente nella simplex apprehensio, nella semplice apprensione, la quale si riferisce alle essenze. Abbiamo detto, la conoscenza dell'essenza per se stessa non ammette falsità per se stessa. Accidentalmente può ammettere una falsità? Accidentalmente sì, perché vi si possono nascondere delle composizioni dei concetti, cioè perché ci si può trovare di fronte ad una essenza composta, cioè che deriva da una composizione di concetti, o perché l'intelletto attribuisce ad una cosa la definizione di un'altra, o perché in una definizione unisce delle parti che non possono stare insieme. Quindi vi può essere la falsità nell'intelletto, abbiamo detto, per quanto riguarda il giudizio sì, per quanto riguarda il giudizio dicevamo, in quanto l'intelletto può attribuire a qualcosa che conosce qualche proprietà che le è estranea oppure le è opposta, può trovarsi nell'intelletto la falsità per quanto riguarda la semplice apprensione, cioè la conoscenza della natura della cosa, ma per accidenza, non per se stessa. L'intelletto non è fatto per sbagliare, è fatto per conoscere la cosa, per conoscere le cose così come esse sono, e quindi
Ci può essere per accidens un errore, una falsità nella semplice apprensione, nella conoscenza del che cosa e delle cose, o perché l'intelletto attribuisce ad una cosa la definizione di un'altra, quindi nelle essenze composte, abbiamo detto, cioè nell'essenza la cui conoscenza richiede una composizione di concetti, o perché in una definizione vengono unite delle parti che non possono stare insieme. Quindi è chiaro, si conosce una cosa quando si conosce l'essenza di quella cosa. E propriamente questo è ciò che caratterizza la semplice apprensione. La semplice apprensione. Oggetto dell'intelletto, quindi, è la natura delle cose. In questo senso, abbiamo detto, non vi è falsità nell'intelletto, e ancora non vi è falsità nell'intelletto non solo per quanto riguarda la essenziale conoscenza della essenza semplice, ma anche per quanto riguarda i primi principi. Per quanto riguarda i primi principi, non vi può essere falsità nell'intelletto. I primi principi si conoscono non appena si siano conosciuti i termini. Esempio, il tutto e la parte. Conosciuti i termini, il tutto e la parte, è chiaro che la parte è minore del tutto, o viceversa, il tutto è maggiore della parte. E così, analogamente, per quanto riguarda i termini della contraddizione, è chiaro che non si può affermare e negare la stessa cosa della stessa cosa nello stesso tempo sotto lo stesso aspetto. Dunque, conosciuti i termini dell'affermazione e della negazione in rapporto alla stessa cosa, sotto lo stesso aspetto e nello stesso tempo, è ovvio che l'intelletto è in grado di riconoscere la non contraddizione, o meglio, di cogliere il principio di non contraddizione. L'intelletto non può errare per quanto riguarda i principi primi, precisa San Tommaso, perché il predicato è incluso nella definizione del soggetto. Il predicato è incluso nella definizione del soggetto, e quindi va da sé che conosciuto il soggetto è conosciuto anche il predicato. Conosciuto che cosa significa il tutto, si conosce ovviamente anche che tutto è maggiore della parte. Conosciuto il principio di determinazione, la natura della cosa, è chiaro che si esclude la contraddizione, e che ciò che è contraddittorio è impossibile e fallace. Ultimo articolo, quarto articolo. Se il vero e il falso siano contrari. San Tommaso precisa, il vero e il falso si oppongono tra loro come contrari, non come la negazione o la privazione. Dunque, il vero e il falso sono contrari, sì, ma sono contrari in rapporto alla cosa, che costituisce ovviamente la misura del vero e del falso. La negazione non comporta alcuna cosa, non determina il soggetto. La negazione di per sé è pura negazione. La negazione per se stessa non mi fa conoscere nulla di un certo determinato soggetto, di una certa determinata cosa. Quindi, conoscendo la negazione, non conosco nessuna cosa, né, grazie alla negazione, sono in grado di determinare la natura di una certa determinata cosa. Analogamente per quanto riguarda la privazione non comporta alcuna cosa, non mi dice che questo è questo, e non determina il soggetto di per sé. Dunque, il vero e il falso si oppongono tra loro come contrari. Non si oppongono tra loro riferendosi alla negazione o alla privazione come corrispettivo del positivo. Si oppongono tra loro in riferimento ad una certa determinata cosa che quanto alla verità è appresa
quale essa è. La verità è adequatio rei et intellectus. La falsità, viceversa, è la difformità, è la mancanza appunto di adeguazione dell'intelletto e della cosa. Dunque, il falso comporta qualche cosa. Una data cosa viene detto o creduta essere quello che non è. Quindi il falso non è una pura negazione. Ecco un punto importantissimo. Il falso non è una pura negazione, il falso non è una pura privazione. Potremmo dire che quell'albero non è alto 3 metri, dicendo una cosa vera. Potremmo dire che quell'albero non è ciò che è, e in questo senso diremmo una cosa falsa. Quindi la negazione di per sé non è la falsità. Ecco. La privazione di per sé non è la falsità. Se diciamo che questo oggetto manca di questo determinato elemento che dovrebbe avere, ebbene, questo non corrisponde alla falsità. Potremmo dire qualcosa di assolutamente vero, o viceversa, potremmo dire qualcosa di falso. Quindi, mentre di per sé la negazione e la privazione non dicono qualche cosa e non determinano qualche cosa, il falso comporta qualche cosa. Non è pura negazione, non è pura privazione. Il falso comporta qualche cosa, cioè ci dice qualche cosa che la cosa a cui si riferisce l'affermazione non è. Quindi, come il vero comporta un concetto adeguato della cosa, il falso comporta un concetto non adeguato della cosa. Il vero comporta il concetto adeguato della cosa, veritas est adequatio rei et intellectus, la verità consiste nella conformità della conoscenza che è nell'intelletto alla cosa, il falso invece esattamente è l'opposto. Il falso comporta un concetto non adeguato della cosa, laddove cioè la mia conoscenza non corrisponde a ciò che la cosa è per se stessa, è in se stessa. Quindi il falso è ciò che non è, in quanto è conosciuto. Quindi, ripeto, il falso non è la pura negazione, il falso non è la pura privazione. Quindi non è detto che ciò che afferma sia vero e ciò che nega sia falso. Negazione e la privazione, abbiamo detto di per sé, non dicono una cosa e non determinano neppure l'oggetto. Il falso non si riferisce al vero, ma al soggetto di cui è detto. Il falso non si riferisce al vero. Il falso non compete con il vero. E quindi in quanto tale non è la negazione del vero, ma è la difformità quanto alla conoscenza rispetto a ciò che la cosa è in se stessa. Quindi è una privazione della verità in quanto dice ciò che la cosa non è, o viceversa dice che non è ciò che la cosa è. Quindi il falso si oppone al vero in relazione alla cosa, quindi in modo, potremmo dire, contenutistico, non in modo astratto e formale. In Dio, quindi, non vi può essere la falsità. La falsità è propria di una conoscenza falsa, ripeto, in relazione alle cose. Anche da questo punto di vista, quindi, il primato dell'essere è decisivo,
fondativo per distinguere il vero dal falso. Il vero dal falso si distinguono in relazione alla realtà, in relazione alla realtà. È la realtà delle cose che giudica il vero e il falso dell'intelletto, che giudica il vero e il falso della conoscenza. La cosa, se è conosciuta quale è, se è conosciuta conformemente a se medesima, è vera nella conoscenza. O meglio, la conoscenza è vera conoscendo la cosa quale è. La conoscenza è falsa non in quanto astrattamente nega una verità, ma in quanto fornisce una falsa conoscenza, una falsa conoscenza delle cose, cioè in quanto dice appunto ciò che la cosa non è, o eventualmente non dice ciò che la cosa è. Se ci sono delle domande, possiamo ancora soffermarci qualche minuto.